Mamme e bambini in prima fila per la tanto attesa manifestazione contro la chiusura del punto nascita di Atri. Una massiccia partecipazione al corteo colorato da palloncini rosa e azzurri da parte di cittadini, studenti, associazioni, sindacati e movimenti politici che ha avuto inizio in piazza Duchi d'Acquaviva per poi raggiungere l'ospedale San Liberatore di Atri dove si è svolto un dibattito pubblico. Soddisfazione per la partecipazione odierna al maxi corteo è stata espressa dal sindaco di Atri, Gabriele Astolfi. Questo è un segnale importantissimo, nonostante una giornata lavorativa, insomma, quindi il problema del punto nascita è un problema sentito, questo è chiaro, ma quello che non si riesce a capire è il motivo veramente assurdo. Superiamo 500 punti nascita, quest'anno siamo in proiezione oltre i 600, è un reparto molto sicuro, per non dire assolutamente sicuro, tra i migliori in Abruzzo, l'utilizzo del parto cesareo è assolutamente in linea, se non più basso del livello nazionale, che già di per sé è ottimo, la mortalità e la morbilità è a livelli record, quindi la professionalità e la sicurezza del reparto è sicuramente al di sopra di ogni sospetto. Con i numeri, se vogliamo ridurre tutto ad un semplice numero, il che è già un assurdo, faremo ricorso al TAR, cercheremo di convincere anche noi sindaci, il governatore D'Alfonso, a tornare sui propri passi. È una decisione che non capiamo, comporterà non solo la fine dell'ospedale di Atri, ma credo la malsanità in tutto il territorio. Quindi qui parliamo proprio di un qualcosa che per noi è inconcepibile. Non abbiamo interlocutori, non abbiamo un piano alternativo, un progetto per l'ospedale di Atri e per la macroarea. Quindi, governatore D'Alfonso, lo invitiamo veramente a ritornare sui propri passi, perché c'è qualcosa che non va altrimenti in questa scelta. Il grido "il San Liberatore non si tocca" ha chiamato a raccolta molti, è vero, ma qualcuno degli esponenti regionali e delle varie forze politiche che invece aveva annunciato la propria presenza oggi non c'era. Cosa che non è passata inosservata. Sì, lo possiamo dire politicamente. Qualcuno aveva promesso qualcos'altro, questo sì. L'aveva promesso in campagna elettorale, probabilmente ha raccontato bugie alla gente di Atri, alla gente del territorio, e adesso dovrebbe fare un mia culpa, se non altro avere coerenza, perché altrimenti ci hanno preso in giro. E noi di Atri siamo stufi di essere presi in giro, a prescindere dal colore politico. Quindi non faccio strumentalizzazione politica, ma sicuramente qualcuno dovrà chiedere scuse ai cittadini di Atri.